Il senso dell'investimento in cultura, ho cercato di dirlo prima, è un investimento in comunità. La cultura, tu chiedevi di quale cultura stiamo parlando, no? Adesso stavo... Allora, la parola cultura si presta a molte letture, in fondo in tutto c'è un elemento culturale, in tutto, quindi anche nelle culture, se vogliamo, negative. Però, secondo me, al fondo, se vogliamo interpretarla davvero, cultura è sempre collettivo, è sempre gruppo, è sempre relazione. È quello che ho cercato di dire prima, cioè molti di noi sentono la cultura come lontana perché associano la cultura a qualche cosa di raffinato, di specifico. Questo è un rischio dell'Italia. Poi ti rispondo sulla bellezza, perché questo è un rischio dell'Italia. Pensare alla cultura come qualche cosa per pochi, come qualche cosa del passato, come qualche cosa di difficile. In realtà la frequentazione della cultura è un fatto quotidiano per ognuno di noi. Per me, io sono convinto che è lo specifico umano la cultura, cioè l'uomo come animale ha questo specifico qua, non il ghepardo ne ha un altro, l'aquila ne ha un altro, l'uomo si differenzia dagli altri animali perché ha la cultura, perché ha la capacità di utilizzare la parola, perché ha la capacità di inventare un processo. I nostri artigiani, che sono diciamo, il fondamento culturale di questa terra intesa, intanto la parola artigiano è dentro la parola arte, ma che cos'è la differenza? Cos'è la cosa che fa la differenza nella manualità dell'artigiano? È un elemento culturale, nella capacità meccanica che fa un bel pezzo del nostro export nel mondo. Qual è la differenza? È un elemento culturale, ho cercato di dirlo prima. Tu hai una differenza, o ce l'hai nelle materie prime, e non è uno specifico italiano, oppure ce l'hai nella capacità di processo di innovazione del prodotto, di creazione e creatività, cioè elementi culturali. Però questa cosa si basa sulla comunità, può essere portata avanti se è patrimonio collettivo, se è patrimonio del singolo non va da nessuna parte. Io credo che la cultura degli ultimi 30 anni dominante sia stata una cultura dell'individuo e non una cultura della comunità, cioè tutta una serie di fattori anche economici che hanno spinto a un incremento dei consumi e quindi all'idea di una produzione infinita di prodotti, di consumi, a un accumulo infinito, no? Un'economia basata sul consumo, sul consumo inteso proprio anche uso e non riuso, sul buttare via, sull'accumulare all'infinito, con dietro un'idea, ce li ricordiamo gli anni 80, dietro un'idea che come se il mondo fosse avesse una potenzialità infinita di dare materia prima, di dare petrolio, di dare spazio, di dare, no? Potevamo costruire all'infinito, lì dentro c'era un interesse alla spinta all'individualità, perché più tu diventi singolo, più diventi monade e più tutto tendi a consumarlo tu, no? Per non condividere la vita. Io credo che la chiave di lettura dell'oggi e soprattutto del domani verta invece sulla comunità, sulla ricostruzione di comunità. Che cos'è la sharing economy? A volte noi usiamo delle parole inglesi e rischiamo quindi di non capire il significato. È condivisione. Sharing è quello, è condivisione, è comunità. E che cos'è la bellezza? La bellezza è armonia, secondo me. E quindi è comunità. E ancora la capacità di tenere insieme elementi diversi, l'hai raccontato nelle cucine della festa, elementi diversi che sono diversi tra di loro ma possono nella loro diversità produrre conflitto, contrasto, rumore oppure possono produrre armonia se riesci a comporli insieme. Per me la cultura è la comprensione di questo ed è una comprensione del fatto che appunto non siamo singoli, non siamo individui, il mondo non inizia con noi e non finisce con noi per fortuna e qualche volta diciamo è drammatico scoprire che non inizia con noi, perché però se capiamo che non inizia con noi, forse capiamo anche che non finisce con noi, e quello invece è un elemento consolatorio, non importante.